direttamente a Casa Fornero? Beh, la Lega, noi siamo per le autonomie dei territori. Se la Fornero non viene a Milano, andiamo noi a Casa della Fornero a San Carlo Canavese, peraltro bellissimo paese dove c'è il torrente Fisca. Quello è l'oratorio dove lei giocava da piccola, probabilmente la prendevano a pallonate, la prendevano in giro, quindi poi si è incazzata e ha fatto questa riforma perché da piccola in quell'oratorio la prendevano in giro. E adesso vediamo dove abita. Signora sorella? Carabinieri, ma è stata così tanta vita a San Carlo Canavese? Lunedì alle 3. Riprendi il giardino dell'esodato, ma che roba, cazzo, ma che... C'è la cuccia del cane esodato, il limone esodato, il bersò esodato, là c'è l'orto esodato. Eccoci, siamo qui riuniti davanti alla casa di colei che con una sola riforma è riuscita a rovinare milioni di italiani, neanche gli unni erano riusciti tanto qualche anno fa, e noi siamo qua per provare a cancellarla, questa orrenda riforma che ha massacrato i pensionati, che ha tolto lavoro e speranza ai giovani disoccupati e che ha inventato, prima volta nella storia del mondo, la categoria degli esodati, esseri umani, uomini e donne, senza lavoro e senza pensione. La signora piangeva, la signora meriterebbe di piangere per il resto dei suoi giorni. Bravo. Chi voterà Lega il 25 maggio ci aiuterà a farla piangere, e noi chiediamo l'aiuto di tutto il Canavese, di tutto il Piemonte, di tutta Italia, perché abbiamo ancora 15 giorni di tempo per arrivare a 500.000 firme, per fare un referendum di giustizia, di equità, di buonsenso, che cancelli quell'infamia che porta il nome della riforma Fornero sulle pensioni. Quindi chi vuole tornare padrone del suo diritto, del suo futuro e della sua pensione, soprattutto quelle donne che sono state truffate a decine di migliaia, vada in comune oggi pomeriggio, domani mattina, in tutto il Piemonte, in tutta Italia, perché se arriviamo a 500.000 firme, entro qualche mese 60 milioni di italiani avranno l'opportunità di cancellare con un tratto di penna la riforma, e non solo la riforma che porta il nome della signora Fornero, che speriamo possa ospitare nel suo giardinetto la tendopoli di alcuni di coloro che ha rovinato, che piangeva, e speriamo continui a piangere con le cipolle che le lasciamo in omaggio, perché è veramente una delle storie più tristi, squallide e infami della povera Repubblica Italiana. Quindi Elsa, se ci sei, batti un colpo, altrimenti anche se non ti fai vedere per noi è lo stesso, perché ti cancelliamo con un tratto di penna. Grazie a coloro che ci daranno una mano a liberare San Carlo Canavese, il Piemonte e l'Italia da una donna che vorremmo esiliare su un'isola deserta in mezzo al Pacifico, senza pane ma con tante cipolle. Senza pensione. E senza pensione, ovviamente, ci mancherebbe altro. Quindi, signora, ma c'è mai la signora Elsa qua dentro? Il sabato e la domenica? Allora che è turna al sabato, allora torniamo, facciamo tutti i sabati e tutte le domeniche, lanciamo l'happy hour dell'esodato, che è a poco da essere felice, però lanciamo l'aperitivo dell'esodato, del fregato, del pensionato e del disoccupato, perché comunque mica male il giardinetto, sullo sfondo c'è anche la casa del piccolo esodato, hanno fatto la palafitta là, a apprezzare veramente, perché c'è chi i soldi ce li ha e c'è chi i problemi ce li ha. Mi spiace per San Carlo Canavese, che vorremmo santificare, glorificare e ricordare per altri celebri Natali e non per quelli della signora Fornero. Vedo che ci sono le forze dell'ordine che con noi hanno solo da stare tranquilli, perché non siamo no TAV, no Global o casinisti vari, siamo qua a rispettare il silenzio, la proprietà e il diritto altrui, però io sono un pacifista e un non violento, ma quando mi dicono Fornero mi incazzo come una bestia e mi prudono le mani. Quindi bravo! Fortuna che non è in casa oggi, fortuna che non è in casa oggi. Cioè, sì, sì, ricordiamoci che la Fornero ha partorito questa geniale idea. Se non ci fosse stato il gentile contributo del Partito Democratico e di Forza Italia, che hanno approvato questa riforma, la riforma se la sarebbe ingoiata. Invece lei ci ha messo del marcio di suo. Però ci sono alcuni partiti che oggi vanno in giro per il Piemonte a chiedere i voti, che questa riforma l'hanno giustamente approvata, quindi chi vota Fornero vota Chiamparino. Ale, ale. Fornero è reato, facciamo.